Ricorda un po' un'estetica Mario Bellini, se devo dirla tutta, molto un po' una divisumma, che detto così mi ricorda, poi non... Qui ancora Design Group Italia, abbiamo cercato di tenere uno stile molto minimale, sobrio, elegante, in cui non c'è nessuna concessione a qualcosa di superfluo. Questo? Questo è un purificatore d'aria, una tipologia di prodotto che in Europa non è molto diffusa, è molto molto diffusa in Asia e abbastanza negli Stati Uniti. In pratica attrae l'aria e la tira fuori purificandola. Alcuni hanno lo ionizzatore. In realtà non è diffuso, ma servirebbe molto in Italia, soprattutto interno, per i bambini, certo, per gli anziani nelle metropoli italiane. Questo è un progetto che abbiamo fatto per il mercato taiwanese, ma poi l'abbiamo diffuso in giro per il mondo, con Pininfarina, un po' di anni fa. Ed è un prodotto molto, ancora una volta, pulito, minimale, elegante, che entra nello spazio ma non in modo intrusivo, però non invadente. La luce sembra quasi... È l'aria che proprio, l'aria proprio viene, sembra che venga accolta da quel foro centrale e poi dopo in qualche modo viene ributtata fuori dall'alto. E qui vediamo in un'applicazione domestica. Ho voluto mostrare questa foto perché comunque in qualsiasi modo si disegni un tipo di prodotto come questo, resta, come tanti altri prodotti nella nostra casa, un prodotto che invade l'ambiente domestico. Si cerca di minimizzare l'impatto, ma comunque è un altro box all'interno dell'ambiente domestico. È una presenza che si fa notare, anche se poi questo lato un po' più piatto forse lo addossa. Sì, è uno dei più piatti nel mercato, ma ancora, ancora comunque un qualcosa in più. Quindi nella slide successiva si vede un tentativo trasformare questa tipologia di prodotti in qualcos'altro. Questi sono dei concept che noi facciamo spesso in azienda e hanno l'obiettivo di creare ispirazione ai nostri team di ricerca e sviluppo. Quindi dire, potremmo fare un purificatore d'aria che in realtà è un vaso, c'è la metafora dell'albero, della pianta che purifica l'aria in modo naturale, poi il vaso la purifica ciclo in modo artificiale. Anidride carbonica. Esatto, cioè. È purificazione dell'aria, ma potrebbe essere anche, e qui è un po' uno stretch, purificazione dello spirito, curi il bonsai. Quindi... Ed ecco la filosofia che esce. Che esce. Ci dobbiamo fermare per qualche istante. State con noi, rientriamo fra poco. Stile francese, case italiane, stile europeo, case e architettura, stile e approfondimento, case e glamour. Ti immagini come sarà? Tutti i giorni alle 21, la prima serata di Leonardo. Ma è straordinario! Leonardo, case e stile. Innovazioni deodoranti Garnier. Scopri il potere inedito di Garnier Mineral, l'unico deodorante con mineralite, minerale di origine naturale ultra assorbente che assorbe 5 volte più del talco. Mineral, 48 ore di efficacia, 48 ore antialoni di umidità, 48 ore antiodore. E la pelle respira. Garnier inventa Mineral, il suo primo deodorante efficace a 48 ore. Prenditi cura di te. Garnier. A tutti coloro che vedono questo bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua. E si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Ama chi sei e nessuno sarà mai come te. If you wake up and you don't want to smile. Energia per noi di Eni è più che una parola. È la passione con cui portiamo luce e gas a casa tua. Scopri le nostre offerte di luce e gas negli Energy Store Eni o all'800 900 700. Scegli Team e con Team per Tutti a 2 euro a settimana chiami tutti i numeri Team, senza limiti. Tu pagare il conto. Ammazza che botta, guarda, faccia una bella cosa, riaccendo tutto, tanto questa. Dico, ma per due candelotti di dinamite, ma che sorpresi questi? E andiamo. Slegatemi! Che vuoi? La giornata parte a tempo, con il gusto e l'allegria di Nesquik.
Vitamine, ferro per accendere la loro vitalità. Nesquik Plus, la giornata parte con il ritmo giusto. Fuoco, vivo e dinamico. Trionfo della luce contro l'oscurità, del calore sul freddo, della vita sulla morte. Fin dalla preistoria l'uomo cercò di dominare la sua forza magica, benefica, distruttrice e purificatrice. Fuoco che riscalda la casa. Fuoco, simbolo in amore dell'ardente passione. Fuoco, protagonista assoluto della mostra Anima del Fuoco. Un viaggio che non dimenticherete. Un percorso unico tra storia, cultura e scienza. Realizzato grazie a Regione Lombardia. Milano, Palazzo Reale. Dal 6 marzo. Un colore così luminoso in soli 10 minuti? Per me ce n'è uno solo. Excel 10, la prima colorazione permanente in 10 minuti dell'Oreal. Un colore sublime che riflette la luce e una morbidezza straordinaria. Excel 10 dell'Oreal, in 10 minuti, morbidezza cashmere e addio capelli bianchi. Il tuo colore vale. Sistema costruttivo a secco, integrabile, facile, veloce e pulito. Unisce la resistenza meccanica della muratura tradizionale alla velocità di posa e finitura delle lastre in gesso rivestito. Le pareti Brick and Board presentano la massima resistenza in qualsiasi punto. Brick and Board, la soluzione non traumatica che unisce il tradizionale al prefabbricato. Brick and Board è un sistema costruttivo Prefedil. A maggio, Alice cucina in edicola con un'esplosione di sapori di stagione. Mamma mia, che menù ho preparato! A maggio, Alice cucina in edicola. È esigente, è perfezionista, è Bianca Pezzi, Case e Stili, domani alle 21, su Leonardo. Bene, siamo con Mauro Porcini, Design Director 3M Italia. Prima di continuare questo nostro percorso di progetto, ricordo i nostri siti www.leonardo.tv e il sito del nostro programma www.designbook.tv. Mauro, qui abbiamo visto un concetto proprio visivo anche della purificazione, l'idea della pianta, natura, ciclo di vita, ed è un concept, dicevo, uno scenario dal quale poi si parte per arrivare ad altri prodotti. Ad altri, cioè, potrebbero essere completamente diversi, ma è proprio per creare ispirazione interna. Qui una carrellata di oggetti d'uso quotidiano, il cutter, sì, che non taglia, esatto, no. Taglia, ma la lama è completamente affogata nella plastica, quindi è totalmente sicuro, movimento intuitivo. Certo. Eccolo qua. Quindi anche i bambini intorno, quando si fanno i pacchetti di Natale, non hanno problemi. Oppure ritagliano i mostri disegnati. Vabbè. Questo è. Conosci le spazzole adesive per togliere i pelucchi? Sì. Noi le produciamo. Infatti, vedo la zampa del gatto lì. Esatto, no? Questo è un tentativo di creare innovazione in quella categoria, ovvero abbiamo preso una tecnologia che è la microreplicazione. L'abbiamo applicata ad un foglio, se vai nella slide successiva si vede proprio questo foglio micro replicato. In pratica la micro replicazione sono una serie di piccole piramidine microscopiche replicate all'infinito. Per cui già questo potere di catturare i peli. Riesce a catturare i pelucchi dai vestiti, dai divani, da tutte le superfici in modo molto più performante. E poi il panno viene tolto, viene sostituito. La levigatrice, esatto, che togli la carta. Sperando che non levi troppo i nostri vestiti. No, il concetto è quello, no? Di cambiare. Esatto. Beh, simpatico. E infatti quella tecnologia l'abbiamo applicata poi alla carta abrasiva, ecco, ai mousepad di precisione. Ecco, qui il pericolo è che uno dica una cosa, sì, la facciamo, ce l'abbiamo. E questo invece è un altro tentativo di innovare in una categoria di prodotto dove è sempre difficile innovare. SpongeBob. Una spugna. il mercato francese e il mercato americano sono due mercati in cui il materiale usato nelle spugne è la cellulosa, quel materiale più vicino, sì, alla spugna naturale, mentre tutti gli altri mercati, compreso quello italiano, si usa la spugna sintetica, l'uretano. Qui abbiamo unito i due materiali. La cellulosa attrae molto più acqua, quindi ha potere molto questa più assorbente, qua, esatto, mentre la parte sintetica riesce a fare molta più schiuma. Quindi unendo i due materiali abbiamo i vantaggi di entrambi i prodotti, di entrambi i materiali in un unico prodotto. Quindi è unito materiale, diciamo, naturale, anche se poi ovviamente il processo è quello sintetico, che non è del tutto sintetico, esatto, in un solo. E poi progetto. C'è questo groove, come lo dicono gli americani, c'è quest'area che serve per salvare le unghie delle signore. Ah certo, è vero.
Sai, io rido perché da giovane suonavo chitarra, quindi avevo le unghie un po' lunghe e quando dovevo lavare i piatti dovevo stare attento. Quindi non solo delle signore. Non solo delle signore, ecco. Questo invece? Giovannone. Questo è Giovannone, riconoscibilissimo. Stefano ci ha disegnato un dispenser di scotch e poi nelle slide successive vediamo anche un dispenser di post-it e di quelli che chiamiamo index, che servono per creare degli indici nelle pagine dei libri. Ed è un tentativo veramente per portare divertimento, emozione in una categoria un po' più noiosa. Ha portato le sue noiosa. Famiglie di personaggi all'interno. Esatto. Senti, qui invece siamo su vasta scala. Sì, su scala qui non si può parlare di tram senza parlare di pellicole e di interior design, che per noi è importante. È un'area in cui noi partecipiamo attraverso dei metaprogetti e cerchiamo di mostrare ai nostri clienti come possono essere applicate le nostre tecnologie per creare degli ambienti diversi. In questo caso è una pellicola spalmata sulla facciata di questo edificio in Cina e poi quella stessa pellicola viene richiamata nell'ambiente interno con un'altra pellicola simile, si vede nella slide successiva, che è utilizzata in questo caso nella reception. La pellicola è il materiale più evidente in queste due slide, ma poi ci sono tutta una serie di altre pellicole che riproducono materiali di tipo diverso, possiamo riprodurre dal legno al marmo a qualsiasi cosa anche a livello di texture. In questo modo si possono eventualmente combinare materiali naturali con pellicole, utilizzando le pellicole laddove il materiale naturale non ha la performance. Diventa quasi un parato, no? In un certo senso. Può essere un sostitutivo del parato o addirittura connotare un ambiente molto velocemente per architetture effimere o anche. Perfetto. Senti, ci sono anche pellicole performanti, però, se ricordo bene, no? Nella vostra abbiamo fotovoltaico, no, giusto. Una varietà di pellicole che proteggono dai raggi UV, che mantengono la temperatura interna, quindi con performance energetiche, e pellicole che possono proteggere le automobili, per esempio, dal graffio e così via. Con le nanotecnologie, quelle forse. Sì, la nanotecnologia rientra. Che incursioni fai nel campo poi dei laboratori chimici, fisici? Ne sai o prendi solo quello che c'è? Guarda, una delle fortune di 3M è avere un apparato di ricerca e sviluppo incredibile. Però per creare un dialogo con questo apparato bisogna perlomeno capire il linguaggio e comunicare in quel linguaggio. Se no con gli ingegneri, con i chimici è difficile. Velocemente, che siamo in chiusura, questo è un vostro prodotto, diciamo, storico, il Nomad, giusto? Nomad, da Zerbino a materiale importante nell'ambito dell'architettura, qui è a New York, Karim Rashid per l'evento di Surface. E qui invece è un workshop, ci sono tre slide successivamente. Fatto con i fratelli Campana alla SPD, questa scuola Politecnica di Design di Antonello Fusetti, che salutiamo. Qui abbiamo dato tutta una serie di materiali poveri, dallo scotch alle spugnette, all'abrasivo e così via. Abbiamo chiesto ai ragazzi che lavoravano con i Campana, qui vediamo Umberto Campana, di creare un qualcosa di innovativo utilizzando questi materiali. Questo anche come concept per capire come i prodotti di uso comune possono in realtà essere riletti. Esatto. Siamo veramente in chiusura, guarda, velocissimamente la domanda è come, se prendete ogni tanto dei suggerimenti che arrivano dalla gente comune, se vi arrivano delle... Assolutamente, le persone sono assolutamente un attore importantissimo per fare innovazione oggi. Chiaro, quindi siete lì pronti. Grazie a Mauro Porcini di 3M, grazie a voi per averci seguito e alla prossima di Design Book.